Ti prego non andare. Ti prego no. È di nuovo Fedez? No, no, non è Fedez, bro. Top 1 content creator che voglio picchiare la sedia a due gambe. Sium. Benvenuti ragazzi, anzi bentornati su Scribble. Che bello, uno dei video che vanno meglio, anche se ora è il periodo dove vanno tutti di ramp. Quindi iscrivetevi e lasciate like. Comunque ci siamo io, Tearless, Leo, la sedia a due gambe, Poldo e da Drake. Siumico. Il sestetto più improbabile di YouTube Italia. Sì, e indovineremo i personaggi trash italiani del web e non. Oh, ma chi è che sta disegnando? Da Dre, ma sembri tu. Gischianto non ha tutte quelle lettere comunque. No, no, no. Oh, c'ha le mie stesse tettine. Ah, ho capito. Ma come l'hai scritto? L'hai scritto male. Silenzio, l'ho scritto come io so scriverlo. Ragazzi, è bop, bop, bop. Perché ho messo solo la parte all'inizio. Incompetente. Ma dop, state zitta, tia. Ma tu sei un nerd. Pure dei trend trash di TikTok che non ti dovrebbero interessare. C'hai 40 anni. Dani, a parte che non ne ho 40, ne ho 30. Però, in realtà, sto facendo il cacapalle perché Sedia l'ha scritto in quel modo. Certamente. Allora, chiedo scusa per l'utilizzo di questo pennello di questo colore. No! Ma non si usa quel colore, no. Stupido! Ah, ho capito! Bionda, io ti compro Honda, sono ricco con l'Obama. Se lo facevo bianco era appropriazione culturale, credo, non so come funzioni. Allora, il mio è di profilo. Ma cos'è? Una persona normale? Non è Putin, ok? Ah, ho capito! Okay. Questo era nella sua nel suo prime. Questo disegno è lisso, sgrodola, pensola. Non sono io. E io ho solo 2 zeta. Ah. Non so scrivere, non so scrivere, Gabibbo. Pedranissima questa proprio. Oh, c'è la polizia fuori, hanno scoperto che sto registrando Scribble nel 2024. Aspettate, l'ho fatto male, scusate. Vabbè, Tiar, dai. Sei un cretino. Calmi, raga, calmi. Aspettate almeno il prossimo video insieme. Non è un personaggio trash. Ah, l'ho capito. Non sono un personaggio trash. Un personaggio trash. Un vero personaggio trash. Ok, ho scelto. Ma di nuovo la sedia a due gambe? E dai, non vale! Nuovo avatar del canale! Aspetta, no, volevo farti il contorno, Daniel. Oh, ma io sono una bestia, ma perché? Ma come hai fatto a indovinare? Ma chi è Mozart? Sium, ragazzi, è quello lì che tipo dopo un po' di minuti di video dovete chiudere perché si inizia a formare una sostanzina vicino alla bocca. Comunque, cioè, Dani, non vale, tu hai fatto la lista, tu sai quali sono le opzioni. Cioè, vabbè, io non ma lo sai che la lista l'ho scritta un'ora fa, lo sai che mi sono già scordato tutto. E infatti sono quarto, cioè, tranquillissimo. Ah. Sium, ragazzi, il piede è la via. Io no, per i piedi farei di tutto. Anche perdere la stima di me stesso. E come fai a saperlo? Come faccio a saperla? Ho avuto 16 anni nel 2012. E datemi i piedi, La canta sempre da Drake. L'ho preso, non lo so perché. E vai, lo sapevo che guardare il collegio mi avrebbe dato quella knowledge che cercavo. Visto ragazzi, che guardare il collegio serve a qualcosa. Siete voi che non siete pronti a questo discorso. Ragazzi, che cos'è? Dai bro, collegio. Ah, è Maria Sofia. Ah, disegna Leo, easy pollice in giù. Adesso scrivo una cosa bannabile che devi censurare nel video. Esatto ragazzi, io quelli del nord. Let's go. Incredibile. Non è un caffè ragazzi, è un tè. Anzi, è una tazza di zucchero sporcata al tè. Tutto, so tutto. No. Ma ragazzi, ma come fate a capire che cos'è? Tier, sei ancora convinto che il fatto che abbia scritto la lista mi conferisca un vantaggio? È letteralmente la parola di prima. Era di nuovo follettina. Pazzesco. Ah, ora tocca a me. Va bene. Questo qua era il disegno di prima. Freccia da youtuber. Cosa da youtuber? Assurdo. Io ci ho provato. Mamma mia. Che copertina incredibile. Youtuber visionario. Ragazzi, manca ancora una versione di Maria Sofia, che è scritta con le parentesi. Oh no, con le parentesi. Perché rappresenta tipo un arc che ha avuto, che abbiamo citato prima, quello del collegio, okay. Che è scritto tra parentesi. Ma perché ha il naso da albino? Oh, let's go! Ragazzi, io sono imbattibile. Cioè, posso dirti una cosa? Madonna, Sedia, comunque tu sei peggio dei 14 anni. Stai sempre a scrollare TikTok e Reels. Ma ripigliati, io bro. Sono un iPad kid, ragazzi. Ma ripigliati, ma tocca un po' di... Esci di casa, c'hai 48 anni. No! Ho sbagliato maschio! No! Giuseppe! Ho sbagliato
Ma no. Tu fammi ragazzi, scoprire cosa ha la sbagliato. Fammi vedere la lista. Giuseppe, dove l'ho scritto? Eccolo. Ho scritto, ok, ho scritto. Ragazzi, chi lo scrive prima? Pronti, 3, 2, 1. Ho scritto Giuseppe. Sium. No, Sapo Ip. Sapo Ip. Oh, sono stato pure onesto perché non ho iniziato a scrivere finché non l'ho detto. Cioè, ma noi abbiamo un presentatore dislessico. Ragazzi, anche i migliori content creator, io, iscrivetevi, lasciate like. Possono sbagliare, iscrivetevi, lasciate like. Sembra tipo le Wacos che tornano con la vecchia mascotte, ma col design più aggressivo per matchare il 2024 ai tempi correnti. Non so come si chiama. Porca io manco ci penso più al fatto che fa le robe della pescheria. Ormai lo vedo solo nei video dove va a prendere le colazioni. Ordina tipo 60 cose e ride da solo. La prima parola è... Gigi! Oh, io ve l'ho detto, eh. Con affetto e con amore, lascia like, brutto terribile. No! Voglio monetizzare! Che schifo! No, dai, voglio monetizzare, è appena finito gennaio. Ma chi è, poi? Io ho scritto la lista, ma non lo so chi è. Ha fatto una volta un placement di un vibratore, di... cazzo l'ha fatto? Capito. Grande, da Drake. Pollice in giù, TR. Ah, oh, sei tu che hai fatto una lista non abbastanza ampia. No, pollice in giù, perché i tuoi disegni non me li fai mai capire. Ancora, ma basta! Ma scegliere un altro. Dai, c'erano tutti i doppioni. C'erano già stati tutti. Ma io prima quando vi ho detto, ragazzi, 28 nomi sono abbastanza. Sì. Ma dai. Poi c'ha la maglietta, Berandi. Il gambibbo. C'erano già. TR, puoi dire di iscriversi al mio canale con la voce del gambibbo? Berandi, iscriviti al canale. Di chi? Tearless Raptor. Cavo. No, non ho scelto. Non ho fatto in tempo. È uscito di nuovo Giuseppe Sapio. Non potevi scegliere qualcosa di nuovo, di diverso, anche tu? Non ho fatto in tempo a scegliere, me l'ha scelta uno in automatico. Oddio, questo mo che cos'è? Sono 6 lettere comunque. No, scusa. Pieric. Ma chi è? Oddio. Ho capito. Io vi chiedo perdono se non seguo il bonton. Ah, ho capito. Non so chi è. Si è appena lasciato con la sua azienda. Volevo dire fidanzato. Una battuta un pochino tristarella, ma la lasciamo. Comunque questo video è di mega attualità, perché cioè sappiamo pure delle cose di Fedez. Siamo insider. Questa è Follettina però creation. Azzeccato per primo. La scalata comincia dal quarto posto al secondo posto. Chi è primo? La sedia. Proprio se facessi un video, ragazzi, domani, un video di 10 minuti, top 1 content creator che voglio picchiare, la sedia a due gambe. Sium. So che fa questo programma che non è Persona 5. Persona 5. L'ho fatto bianco perché è molto illuminato. TR. Yes. Grandissimo. Peccato ma che c'è quel scritto di TR che deve sempre traiantare di portacci tua, TR, veramente. YouTuber italiano più odiato. Tearless Raptor. Ah vabbè, quello è risaputo. C'è un piccolo errore di scrittura anche qua, devo darvi ragione. No, non è vero. No, l'ho scritto male anche questo. Allora ragazzi, ve lo dico, 3, 2, 1. Ho scritto Andre Di Pre. Vabbè ragazzi, gli ho dato quel tocco un po' più internazionale. Cioè, cercate di capire. Si capisce che Dlarz ha fatto l'artistico non perché sa disegnare, ma perché non sa parlare in italiano. Guarda, bello come il sole. Ha i capelli dei Lego. È uno che fa questo di lavoro. Ma questo di lavoro. Ah, ma Madonna! Oddio! Porca troia! Ci ho messo 30 anni a scriverlo. Enrico Pasquale Maria. Però ti è uscito bene. Grazie. Allora. Dlarz. Devi stare calmo, devi stare molto calmo. Urla e queste sono corna. Ah! Ma sì, porca vabbè, troia! Allora, che cosa sarebbe? Da lì, che animale è quella roba in basso? È una capra? Sì. Ah, era Sgarbi. Madonna santa, che fastidio. Ma chi è? Come cazzo chiama questo? Ma non avevo capito fosse lui. Amore mio, ti amo, afferra la mia mano. Amore mio, ritorna, resta con me ancora. E non mi spezzare il cuore. Ti prego non andare. Ti prego no. È di nuovo Fedez? No, non è Fedez, bro. Come cazzo si chiama? Cannarsi, sei quello che ha fatto il riadattamento di Evangelion in Italia. No, che tu, che poi tu, che noi ci lasciamo, che poi tu. Che c***o è quella, la no. Le tue cose, il bub. No, non è quel bug. E no così, però. Sì, è più grande. Comunque, sedia, si vede che hai fatto architettura, l'indirizzo quello dei tempi. Che c'è bisogno, vuoi che ti presto un righello, se no non ci riesci? Vuoi che ti presto una squadretta? Vuoi che ti faccio la squadratura di ogni altro? Vuoi che ti faccio l'assionomia cavaliera? Ma davvero non l'avete ancora capita, dai. È Maria Sofia Federico, però come si scrive? Ma c'è una parola in mezzo.
Ah, no, di il collegio. Ma io avevo scritto il collegio, tra parentesi. Dani, ma tu che stavi facendo la rimonte dei secondo? Com'è che sei quarto? Perché tu devi tryhardare come al solito e fare il merda. No! Gischinato! Io non ho idea di chi sia questa persona. Scusatemi, ho cercato un'immagine e mai vista. Raga, ma chi chiamo Tiar? Io ti giuro, ho cercato la foto e così. Sium. Ragazzi, praticamente devo fare la sponsor al kebabaro di Arezzo. Franchino il criminale. No. A parte che io manco me lo ricordavo sto personaggio, me l'avete suggerito voi prima quando vi chiedevo i nomi. Madonna, che piede esageratamente. Lo stavo mi stavo impegnando, ma mi caccate il cazzo. Wow, sono arrivato secondo. Sì, sono stato fortissimo. Ho indovinato un sacco di parole. Ho disegnato alla grande. Quarto posto. Bene, ragazzi, se sapete fare meglio, commentate qui sotto, che così vi rispondo male. Ma prima, iscrivetevi al canale. Ciao. 3, 2, 1, go.